Ogni giorno utilizziamo oggetti e possiamo godere di servizi che, per essere realizzati, hanno bisogno di sostanze talvolta pericolose. Pensiamo ad esempio alle aziende che producono o usano sostanze chimiche per i processi industriali, alle sostanze utilizzate per la produzione di molti oggetti della nostra vita quotidiana, ai prodotti chimici necessari per le pulizie di casa, fino ai combustibili che servono alle nostre auto che utilizziamo per cucinare o per riscaldarci e ai prodotti sfruttati in agricoltura. Per far sì che tutto questo non manchi nella nostra vita quotidiana, ogni giorno è necessario trasportare sulle nostre strade merci molto diverse tra loro, tra cui anche merci pericolose. Le nostre strade sono interessate dal trasporto di diverse tipologie di merci pericolose. Quantitativamente significativo è il trasporto di idrocarburi, ad esempio benzina, gasolio e GPL, cui si associa un'elevata infiammabilità. Seppur in quantità percentualmente inferiore, transitano anche sostanze tossiche, corrosive, dannose per l'ambiente ed esplosive. Gli studi più recenti dimostrano che i trasporti di merci pericolose non vanno visti come elementi pericolosi di per sé, in quanto le normative vigenti rendono il trasporto molto sicuro. La probabilità che si verifichino incidenti con mezzi che trasportano merci pericolose è quindi molto bassa. I trasporti di merci pericolose sono però elementi sensibili quando sono in circolazione sulla rete stradale. Se un trasporto di questo tipo viene coinvolto in un incidente, può infatti causare conseguenze molto gravi per l'uomo e per l'ambiente circostante. I danni legati all'incidente di un trasporto con merci pericolose determinano costi per la società. La sicurezza dei trasporti merci pericolose è quindi strettamente correlata alla sicurezza dei trasporti in generale. Una maggiore sicurezza dei trasporti di merci pericolose si può ottenere operando su vari fronti. La pianificazione del territorio, la prevenzione del rischio legato al trasporto su strada di merci pericolose e la tempestiva e corretta gestione delle eventuali emergenze sono obiettivi fondamentali per la sicurezza del territorio. È importante che il sistema di risposta alle emergenze sia sempre pronto a far fronte efficacemente a incidenti coinvolgenti trasporti di sostanze pericolose. La catena dei soccorsi si basa innanzitutto sulla disponibilità di un efficiente sistema di gestione delle chiamate di emergenza, in grado di attivare tempestivamente le squadre di intervento più adatte per affrontare l'evento. Attenzione, prima partenza per incidente chimico, autostrada, chilometro 79. È inoltre importante disporre di attrezzature adeguate che richiedono un costante lavoro da parte delle forze di soccorso per mantenerle sempre in efficienza e pronte all'uso. La formazione dei conducenti dei trasporti merci pericolose e dei soccorritori, l'addestramento alle tecniche e tattiche di intervento, così come all'uso delle attrezzature in dotazione, risultano essere anelli fondamentali di una efficace catena dei soccorsi. Lo svolgimento di esercitazioni ha inoltre lo scopo di sensibilizzare le autorità e la popolazione. L'ADR costituisce l'accordo relativo ai trasporti internazionali di merci pericolose su strade europee. I veicoli che trasportano merci pericolose devono essere dotati di una tabella color arancio riportante nella metà superiore il cosiddetto codice Kemmler, che identifica il pericolo. Nella metà inferiore il numero ONU, che invece identifica la tipologia di sostanza trasportata. Il rettangolo deve avere queste dimensioni, 40 cm x 30 cm con cifre di altezza di 10 cm, fondo di colore arancione e deve essere posizionato sempre anteriormente e posteriormente. Ciascuno di noi può trovarsi esposto improvvisamente a gravi situazioni di pericolo. I vigili del fuoco, i servizi di pronto intervento e le altre organizzazioni di soccorso sono a disposizione della cittadinanza per garantire protezione sia nella vita quotidiana sia in caso di eventi rilevanti. Queste organizzazioni tuttavia non possono intervenire sempre contemporaneamente e ovunque. In alcune circostanze può trascorrere anche un certo tempo prima di poter ricevere soccorso. Tempo prezioso dal momento che anche pochi minuti possono essere determinanti per salvare vite umane e preservare beni materiali. Sono minuti nei quali ciascuno di noi può contare solo su se stesso.
Adottare un comportamento corretto in queste situazioni significa mettere in atto azioni di autoprotezione. Nel caso siate consapevoli che si tratti di un incidente con merci pericolose, è importante segnalarlo ai numeri di emergenza in modo che possano essere attivate le idonee squadre di intervento. Il numero 112 è il numero di emergenza unico per tutta l'Unione Europea. Con il vostro cellulare potete chiamare anche senza carta SIM questo numero di emergenza. Nell'effettuare la chiamata di emergenza bisogna indicare chi chiama, cos'è successo, dove è successo e com'è la situazione. Se vi trovate all'aperto nei pressi del luogo dell'incidente, allontanatevi immediatamente e attendete l'intervento delle squadre di soccorso. In ogni caso, non avvicinatevi ad un mezzo incidentato che riconoscete trasportare merci pericolose. Evitate di fumare e di utilizzare oggetti in grado di produrre scintille, accendini, fiammiferi, candele. Evitate di utilizzare la rete elettrica. In caso di incidente con sostanze pericolose, il riparo migliore è offerto dagli ambienti chiusi. Nel caso di gas tossici bisogna ricordare che si diffondono come l'aria. In casi gravi si deve fare in modo di impedire qualsiasi infiltrazione di gas nelle abitazioni, chiudendo le porte e le finestre, spegnendo gli impianti di areazione. È utile tenere davanti alla bocca e al naso dei panni bagnati. In ogni caso, seguite attentamente le istruzioni impartite dalle autorità o dalle forze di soccorso, attendete con pazienza mantenendo tranquillo chi è con voi, anziani, bambini, invalidi. Seguendo questi pochi e semplici consigli, contribuite alla vostra sicurezza e agevolate l'intervento delle forze di soccorso.